Mamma mia, mamma mia, ragazzi, siamo tornati con i risultati del fantacalcio. Non ve li portavo da tanto, non è il fantacalcio degli youtuber, è un fantacalcio che ho iniziato con dei miei amici, ma che però, ragazzi, su YouTube non ho mai portato perché c'è stato appunto il periodo in cui non ho più pubblicato. Ma siccome stiamo veramente tornando forte, forte con i video su YouTube, ci tenevo a tenervi aggiornati sui risultati. Ovviamente, se volete appunto poi i risultati di ogni giornata, basta che lasciate un bel like al video, che lo guardate tutto, mi raccomando, ma soprattutto che vi iscriviate al canale. Allora, partiamo col dire, ragazzi, che siamo arrivati alla quindicesima giornata di campionato, ma ragazzi, noi abbiamo solamente giocato per adesso 11 giornate, perché appunto abbiamo aspettato, quando c'era ancora il calciomercato, la fine appunto del calciomercato estivo per cominciare il fantacalcio. Quindi abbiamo iniziato con 4 giornate di ritardo. Adesso la classifica che cito è la classifica prima di questa giornata che si sta concludendo di Serie A. Sta ancora giocando in Lecce, però ragazzi, già ormai a me hanno giocato tutti e al mio avversario hanno giocato tutti, e quindi adesso posso dirvi con esattezza come è andata questa giornata. Intanto parto col dirvi che è un fantacalcio a 8 squadre. Io per adesso, ragazzi, sono primo in classifica. Partiamo dall'ottavo, che in 11 partite ha fatto 5 punti. Il settimo ne ha fatti 13. Il sesto 14 punti. Il quinto pure 14 punti. Il quarto 15 punti. Il terzo 16 punti. Il secondo, che tra l'altro è quello con cui sto giocando questa giornata e che adesso vi dirò appunto i risultati e tutto, è secondo a 20 punti. Io sono primo a 26 punti, ragazzi. In 11 giornate ho fatto 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, che tra l'altro è stata molto sfortunata a inizio fantacalcio. In 11 giornate 23 gol fatti, faccio più di 2 gol a giornata, ragazzi, di media. Comunque, io direi di non perderci in chiacchiere e partire prima con la squadra del mio avversario per poi andare con la mia. Partiamo col fatto che già lui, diciamo che la porta gli parte alla grande. Milinkovic-Savic del Torino prendeva 6, porta inviolata gli prende 7. E Bosele 5,5. Bremer da 6 viene ammonito, prende 5,5. Pesce 6,5. Già qui cominciano proprio i primi santi proprio. Strefezza del Lecce. Sì, vabbè, Strefezza del Lecce. Che non gioca. Che non gioca. Al suo posto, ragazzi, entra Mattia Zaccagni, che dopo un gol in 12 giornate decide proprio di sbloccarsi e fare il secondo gol in campionato contro di me. E gli prende 10,5. Gli prende 10,5. E già qui partono le prime smadonne. Churia gli prende 6. Ferguson gli prende 6, Chukwueze 5, Immobile 5,5, Duvan Zapata 6, Lukaku 6,5, prendeva, se non mi sbaglio, 10,5, 9,5, comunque fatto sta che viene espulso, quindi da 6,5 prende 8,5, per un totale, ragazzi, lui di 72 punti spaccati, perché in questo momento lui è a 61,5, gli entra Zaccagni che gli prende 10,5, quindi arriva a 72, quindi arriva proprio a 2 gol spaccati, arriva a 2 gol spaccati. Arrivato con spaccati. Andiamo con la mia. Provedel 5,5, subisce gol 4,5. Gendrey del Lecce 6, Quadrado 6. Un po' godo. E qua un po' godo. Il mio pupillo, ragazzi. Il mio pupillo Federico Di Marco, che segna e mi prende 10. Da 7 prende 10. Fede, Pulisic 6,5, assist 7,5, Vlasic 5,5, Nel 6, Politano 6, Kvaratskhelia 4,5. Me ne mancano due, ragazzi. Ne mancano esattamente due. Secondo voi saranno gioie o saranno smadonne? Vi do qualche secondo per commentare qui sotto al video. Ok. Partiamo dal primo. Marcus Thuram. Da 7 gol 10.
Però comunque a me ne hanno segnati due, a lui ne hanno segnati due. A me, tra l'altro, Provedel mi ha preso un voto basso. Manca l'ultimo. Manca l'ultimo che potrebbe farmi vincere, ma potrebbe farmi perdere. Lo diciamo. Lo diciamo. Cheers. Lukman, doppietta, prende 13 e mezzo. Dice così. Doppietta di Lukman che con questi due gol va a 6, a quota 6 gol stagionali. Prima doppietta in campionato, proprio contro il secondo. Poteva fare anche la tripletta. Si è mandato un gol praticamente davanti alla porta. Fatto sta che comunque, ragazzi, non c'è problema. A me giocano tutti e faccio 79 e mezzo. 3 a 2. Finisce 3 a 2. Godo, tu. Gabri, che stai guardando sicuramente questo video, perché si chiama pure Gabriele, se stai guardando questo video, io godo, hai capito? Se lo stai guardando tutto, io godo, io godo, io godo. E per poco non faccio anche il quarto, perché aspetta, sarei dovuto arrivare a 84. Se avessi messo, ragazzi, al posto di un Gendrey o un Cuadrado, perché diciamo che la giornata non è che era iniziato bene, perché la prima giornata era Juve-Napoli. E io, ragazzi, l'avevo messo Politano che mi prende 6, Kvaratskhelia mi prende 4 e mezzo. E tra l'altro, volete sapere chi lascio in panchina? Proprio lui, Federico Gatti. Quindi, ragazzi, capite che la giornata non era iniziata bene. Pensate, se avessi messo Gatti al posto di un Cuadrado, avrei fatto 4 gol. Benissimo così, l'importante è aver vinto. Adesso, ragazzi, io vi ho detto che ero a 26, me ne andrò a 29, quindi me ne vado a più 9 dal secondo. Sicuramente ancora il campionato è lunghissimo, però, ragazzi, quantomeno cominciamo a mettere già un'importante ipoteca sul primo posto, anche perché andandocene a 29, nel caso in cui il terzo avesse vinto, sarebbe a 19, quindi siamo a più 10 dal terzo posto. Quindi stiamo adesso tranquilli, però ripeto, il campionato è ancora lunghissimo. Io, ragazzi, vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa avete fatto voi al Fantacalcio. Ditemi se in questa giornata avete vinto, avete perso, avete pareggiato e soprattutto come state andando in classifica. Questo sicuramente è il Fantacalcio migliore che sto facendo da quando appunto faccio il Fantacalcio. Sono veramente molto contento. Tutti mi hanno molto giudicato perché ho preso Thuram che era una scommessa. E mi sta facendo godere. Ho preso Lukman, che sicuramente non è un bomber, ma comunque il suo lo fa. Kvara, che diceva tutti: ma quest'anno il Napoli non è quello dell'anno scorso. Questo è vero, ma comunque quando deve fare il suo lo fa. Anche perché, ragazzi, comunque Kvaratskhelia di Fantamedia c'ha 7,38, non è che c'ha 4,5, c'ha 7,38 di Fantamedia. Poi in panchina c'ho come attaccanti Caputo, Luca e chi è il sesto che in questo momento non mi. Caputo Luca, ve lo dico subito, ragazzi. Caputo Luca è caso del Frosinone, così preso proprio a caso. Infatti, ragazzi, sempre non lo metto in banchino ogni volta a caso. Comunque, ragazzi, sono contentissimo. Ripeto, fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è andata la giornata. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like al video. Noi ci vediamo nel prossimo video e bella!